dalla pubblica amministrazione alle imprese. E quindi appunto crediamo che, vista l'impossibilità di avere una legge sul conflitto di interessi, vista l'impossibilità di avere dei sistemi che garantiscono appunto sistemi di legalità a cui questo Paese purtroppo sembra essere sempre più abituato, chiediamo che quantomeno quando c'è un organo esterno all'attività parlamentare o di governo, quale l'ANAC, la sua attività legislativa venga sottoposta al parere vincolante delle commissioni. Grazie. La ringrazio, lo poniamo in votazione. Col parere contrario di Commissione e Governo, votazione aperta. Ci siamo? Cominardi. Fabbri. Onorevole Fabbri, voti. Pilozzi. Greco. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge 1.860, Tino Iannuzzi, favorevole con riformulazione, che immagino sia accolta. Lo poniamo in votazione. Prego, lo poniamo in votazione col parere favorevole di Commissione e Governo. Votazione aperta. Parere favorevole di Commissione e Governo. Adornato. Non vediamo però l'esito. Però vediamo l'onorevole Bianchi. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. 1.922 Albanella chiede di intervenire il Presidente Damiano. Grazie Presidente, questo emendamento dell'onorevole Albanella è molto importante per quanto riguarda i call center. È anche il frutto di un'indagine conoscitiva unitaria di tutta la Commissione Lavoro. Noi siamo particolarmente interessati ad appoggiare le clausole sociali contenute in questo provvedimento e a superare a livello possibile il massimo ribasso. Faccio presente che questa riformulazione mantiene un punto essenziale per quanto riguarda la successione di imprese nel contratto di appalto nel settore dei call center, vale a dire che il rapporto di lavoro continua, la parola è continua, con l'appaltatore subentrante. Quindi non c'è interruzione di rapporto di lavoro o riassunzione, c'è una continuità che presuppone la salvaguardia occupazionale di queste persone. Noi sappiamo il travaglio nel settore dei call center del massimo ribasso, del dumping sociale, della ricerca del prezzo più basso della remunerazione del lavoro, che ha portato a delocalizzazioni selvagge e alla riabilitazione di quei call center che